Buonasera, mister. Buonasera. Avevi chiesto di fare le cose facili, no, in questa partita. E sinceramente, soprattutto all'inizio, l'Empoli nella prima mezz'ora, poi anche durante tutta quella partita, è sembrato facilitare le cose. Ti chiedo se sei soddisfatto ovviamente di questa prima partita e in particolar modo di cosa sei soddisfatto. Ma dell'applicazione che hanno messo i ragazzi. Già dell'approccio alla partita, perché già nei primi 7-8 minuti abbiamo avuto credo almeno 3 palle gol per sbloccare la partita, quindi si vedeva la voglia che c'era in questi ragazzi dopo un periodo non positivo, e quindi si sono scrollati di dosso le ansie e hanno giocato con buona personalità. Questo mi è piaciuto, perché hanno giocato palla contro una squadra che veniva a pressare molto bene, e quindi spesso siamo riusciti a venire fuori dalla pressione alta degli avversari e attaccare qualche spazio che lasciavano. Per cui credo che sono contento per la personalità che hanno messo nel palleggio per gestire il gioco. Anche in momenti di difficoltà si cercava il palleggio per uscire fuori dal pressing, ma l'unica cosa è che ci siamo dopo la mezz'ora un po' abbassati troppo, e dopo loro hanno fatto gol, ma prima del gol avevano sfiorato il palo, hanno schiacciato il palo perché non siamo stati veloci ad andare a tamponare. Eravamo un po' troppo, abbiamo quasi cominciato a giocare poco, ecco, in quel frangente. Poi siamo entrati in campo nel secondo tempo con la voglia di andare a chiudere la partita. Ci siamo difesi più bassi perché concedevamo il pallino, diciamo, al metodista, gli lasciavamo qualche metro in più per impedire le giocate che qualche volta sono riuscite nel primo tempo tra le linee, dove si smarcavano gli attaccanti, i due attaccanti, per poi, diciamo, andare sui quinti, che sono delle posizioni sia Mazzotta sia Mustacchio, che si mettevano fra la nostra punta e il loro terzino, e quindi ci davano un po' fastidio per andare ad aggredire. Nel secondo tempo, chiudendo le traiettorie interne, la prima giocata andava subito sull'esterno, avevamo il tempo di scalare e ha facilitato, diciamo, la fase difensiva, e soprattutto difendendoci in quella maniera abbiamo avuto più campo da attaccare. Mister, buonasera. Ha descritto perfettamente la domanda che stavo per porle e dico questo, allora sottolineo questo, il gol del 3-1 è stata la fotografia della partita per come avete affrontato il crotone, cioè avete affrontato il crotone come di solito ha giocato fino adesso il crotone, prendendoli, aggirandoli e prendendoli in contropiede, loro sfruttavano spesso le ripartenze con Simi e Mussias, oggi mancavano e siete stati molto bravi perché vi siete cavati benissimo nella partita affrontando il crotone in questo modo. Sì, abbiamo cercato, chiaramente le squadre che giocano così se mettono in difficoltà con gli esterni, diciamo Mazzotta e Mustacchio, però alle loro spalle magari possono soffrire qualche sovrapposizione, perché andavamo sull'uno contro uno spesso con i centrali di destra e di sinistra, per cui è un discorso che i ragazzi hanno fatto abbastanza bene e per fortuna ha dato i frutti. Buonasera, mister, complimenti per la Grazie. prestazione. Ha dato agio a tutti i suoi giocatori, ovvero quella tranquillità che aveva detto anche nella sua presentazione qualche giorno fa. Ma soprattutto questo Empoli è molto importante risultato, ovviamente per dare tranquillità e prospettiva a tutto l'ambiente, ma anche aver ritrovato il sostegno del pubblico, di tutto il pubblico, tutto lo stadio, credo che possa essere importante. Sì, io l'ho detto ieri in conferenza che quando ci sono questi momenti è normale che ci sia un po' di delusione, di conseguenza noi dobbiamo con le prestazioni portare più gente possibile allo stadio. Questo è quello che dobbiamo prefissarci, perché più facciamo bene, più i tifosi vengono, ci aiutano, e questo per noi il loro apporto è fondamentale. Quindi sono contento che la squadra, come dicevo ieri, bisogna arrivare ai risultati se ci arriva con la prestazione. Oggi penso che l'Empoli ha fatto una buona prestazione nelle due fasi di gioco, e soprattutto nel secondo tempo credo che abbiano avuto poche opportunità, diciamo qualche tiro da fuori che è stato bravo Brignoli. Nel secondo tempo occasioni clamorose non ne hanno avute, nonostante fossero sotto e attaccavano con tanti uomini. Volevo un parere sulla prova di Bairami e di Henderson, che secondo me sono stati tra i migliori. Bairami in una posizione almeno inedita, no? Per quello che si è visto fino ad ora.
visto che è stato schierato sia come mezzale come trequartista, Henderson che era la seconda partita, però insomma è riuscito anche oggi a fare molto bene secondo me. Oh, ma io credo che tutti, non credo che ci sia stato qualcuno che è emerso, io credo che la squadra, sia i singoli sia come squadra, hanno giocato tutti sullo stesso livello, perché veramente se uno deve guardare le prestazioni, deve dare un voto, non penso che ci siano differenze fra tutti questi ragazzi che hanno dato l'anima in campo, hanno corso, si sono sacrificati, a partire dagli attaccanti. Se voi avete parlato di due ragazzi, io aggiungo anche Mancuso, che si è sacrificato anche nella fase di non possesso, dove in prima battuta andava un po' a schermare il mediano basso avversario, quindi con l'applicazione, spirito di sacrificio importante, rientrava spesso sulla nostra tre quarti. Quindi se si vuole giocare in una certa maniera, il sacrificio parte dagli attaccanti quando non c'è la fase di possesso. Un Empoli una sera parecchio diverso da quello visto ultimamente, che ha fatto anche tre gol in una singola partita. Qual è l'aspetto su cui ha lavorato di più in questi ultimi giorni? Più fisico, più mentale? Qual è l'ingrediente che è riuscito a inculcare appunto in questi primi suoi giorni? No, ma i ragazzi normale erano consapevoli, dovevamo archiviare la prima parte della stagione, è come se iniziasse, diciamo, un campionato nuovo, ecco, quindi mettersi alle spalle ansie. E quindi da questo punto di vista, dicevo, la cosa positiva che mi è piaciuta tanto è stata la personalità nella gestione della palla, con un campo, diciamo, veloce, perché era abbastanza bagnato. I ragazzi nel palleggio sono stati bravi, ecco, questo significa che sono cresciuti dal punto di vista di personalità e di carattere, e hanno cercato e hanno voluto la vittoria.